Benvenuti ad una nuova puntata di 180 secondi di vini. Oggi il vino di cui parleremo è il Tupei, un carignano di Sardegna DOC della cantina Calasetta. La cantina Calasetta è una cantina che è stata fondata nel 1932 ed è localizzata proprio nella parte settentrionale dell'isola di Sant'Antioco, nella parte sud della Sardegna. Cosa caratterizza questo vino in particolare? In generale i vini della cantina Calasetta, il fatto che i suoli siano principalmente sabbiosi e quindi permettono alle viti di essere coltivate a piede franco, cioè prive del portainnesto di vite americana. Poi il clima, la ventosità e il particolare caldo che ci sono nella zona sono sfavorevoli per tutte quelle malattie tipiche della vite e quindi consentono un'agricoltura che danneggia poco l'ambiente e poco impattante dal punto di vista chimico. Tupei, che dire di questo vino? Diciamo che ha una serie di fattori che influenzano positivamente le caratteristiche che possiamo trovare solo in un carignano appunto di questo genere. Quali sono queste caratteristiche? Abbiamo già detto il piede franco delle viti, la coltivazione ad alberello, il clima particolarmente mite e molto ventilato e i suoli sabbiosi. Ma adesso andiamo ad aprire la bottiglia. Iniziamo con la degustazione. Allora, il vino si presenta nel calice con un colore rosso rubino con delle venature che già tendono verso il granato. È un vino di ottima consistenza. Prima di tutto è un vino complesso, intenso e fine. Cosa vuol dire? Complesso vuol dire che ritroviamo più riconoscimenti all'interno di questo vino. Il fatto che sia intenso è che la quantità di profumi che raggiungono il nostro naso è veramente importante. E fine è che non c'è nessun aspetto fastidioso nei profumi che troviamo, anzi sono tutti molto, molto legati fra di loro. Alcuni riconoscimenti sono quello del... è un sentore di vinoso, quindi di alcol. Ci sono delle note etere, ma ci sono anche delle note più calde di vaniglia, quindi uno speziato dolce, oltre che frutti rossi maturi. A dire la verità, io ritrovo anche qualcosa di fresco, note erbacee. Vediamo al gusto. È un vino secco abbastanza caldo, di un'ottima struttura. Struttura data da dei tannini che sono ben lavorati, molto rotondi e poco aggressivi. E quello che troviamo anche è una discreta mineralità. Il nostro Carignano del Sulcis DOC si accompagna perfettamente con tutti i piatti a base di carne arrosto, carne bianca e carne rossa, oppure con dei formaggi stagionati. Il mio abbinamento di oggi è con un piatto del territorio, il tonno con taglio fiorentina, fatto rosolare in padella e poi ripassato con dell'olio aromatizzato all'alloro e finito con un sugo ai pomodorini. Io anche per oggi ho concluso, vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Life Taste TV. Un saluto da Federica. Ciao!